Le 15, buon pomeriggio, ben ritrovati al telegiornale di Rai News. In apertura all'incendio alla stazione di Roma Tiburtina, secondo gli investigatori della Polfer, al momento non c'è nulla che faccia pensare a un'origine dolosa per l'incendio. Intanto sono pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale e alla stazione Terme di Roma. Ma colleghiamoci nuovamente con il nostro inviato Matteo Parlato, che si trova sul posto. Matteo, alla stazione Tiburtina, dici se l'incendio che era sotto controllo alla fine è stato domato? Sei in onda, Matteo? È stato domato l'incendio? Buonasera dalla stazione. Il malato è stazionario, ma rimane sicuramente molto grave. Stanotte alle 4 del mattino esattamente i vigili del fuoco hanno cominciato a combattere contro il fuoco e ora sono progressivamente avanzati verso il centro, il punto da cui è partito questo grande incendio che ha devastato la stazione Tiburtina. Adesso devono, diciamo, affrontare l'ultimo ostacolo e arrivare proprio nel cuore, nel punto da cui sono partite le fiamme, e a quel punto, una volta soffocate le fiamme e una volta abbassata la temperatura, che è altissima in questo momento, talmente alta che per un certo periodo si è temuto addirittura per la tenuta della struttura, gli investigatori del Vigile del Fuoco potranno entrare e cercare di capire che cosa ha causato questo devastante incendio. E soprattutto a quel punto bisognerà capire, poi rispondere anche a tante altre domande, perché bisogna capire perché appunto alle 4 del mattino i Vigili del Fuoco sono stati allertati dai cittadini, non è scattato il sistema antincendio, e anche in questo momento, proprio per raffreddare la zona, diciamo, che è stato il centro di questo rogo, hanno dovuto usare, diciamo, delle lunghe prolunghe per portare l'acqua, perché i loro mezzi non riescono ad arrivare al ridosso dell'incendio. Per cui, insomma, bisogna sicuramente, quando la situazione sarà chiara, si potrà finalmente accedere, bisogna dare una risposta a moltissime domande, a fare un bilancio dei danni che saranno sicuramente tantissimi, e le conseguenze di questo devastante rogo si farà sentire ancora per molti, molti giorni su tutta la rete nazionale del nostro sistema ferroviario. E se non avete altre domande, dalla stazione Tiburtina vi restituisco la linea. Grazie, Matteo.